27esima edizione Premio Letterario Galeazzo di Terzi. Cosa dire? Quando si arrivano a questi numeri significa aver lavorato per 27 anni di seguito per portare avanti non solo il territorio, ma portare avanti la memoria del territorio. Parlando del premio letterario, si parla di una persona, Galeazzo di Terzi, che chiaramente nel 1500 fu la persona che scrisse di bel monte più di un libro e scrisse soprattutto documenti bellissimi per rifare di questo territorio una immagine eccezionale. Allora, la storia di Galeazzo di Terzi, che ritorna qui a Belmonte, ma ritorna soprattutto per tentare di far capire anche a coloro i quali ancora non riescono o non vogliono capire che le proloco sono anche e soprattutto cultura. Non esiste più la proloco, quella della solo della sagra, esistono le proloco, le associazioni proloco dell'Umpli, che invece lavorano soprattutto per il territorio, ricordando le proprie radici, ricordando la propria storia e facendone della storia poi un rilancio dell'immagine del proprio paese. Allora, un ringraziamento alla Presidente, a Giovanna e al suo direttivo, perché lavorare in questa maniera, ma soprattutto lavorare con un'immagine bellissima che proviene anche da questa piazza e da questa biblioteca e da questa sede della Proloco di Belmonte, significa lavorare per la città di Belmonte, significa lavorare per la Calabria e portare avanti quella che è la vera immagine della Calabria, quella di qualità, quella della cultura, quella soprattutto delle persone per bene.